Umi Mikoboko, a tutti, sono qui per continuare questa avventura in Tomb Raider. Mentre il gioco, diciamo, si carica, vi consiglio comunque di metterlo in HD perché ho messo la grafica ultra, quindi se vi va di vederlo con una grafica spettacolare, potete farlo tranquillamente perché renderizzerò in HD ovviamente e Lara la vedrete meglio e anche il paesaggio, ecco. Ecco! Ma è morta, è caduta di proposito? Oppure non l'ho fatta saltare bene? Ho capito. Deve sopravvivere adesso, ok. Pensavo che l'avevo fatta morire, invece doveva cadere di proposito, doveva andare per forza così il gioco. Meno male! Dai, Lara. Sulara, Sulara. Ok. Pure io c'ho freddo, Lara. Siamo freddolose. Non c'è nessuno. Dobbiamo accendere il fuoco? Non avevo preso dei fiammiferi la volta scorsa, sì. Un po' di acqua zozza perché è buona. Ok, dobbiamo sopravvivere, Lara. Qualcuno mi riceve? Per favore, rispondete. Sì, pronto? Dimmi. Scherzetto, non c'è nessuno. Solara, che si fa? Che si fa? Ok, dai. Io lo so fare il fuoco in real life, potrei aiutarti. Eh sì, un fiammifero solo. Se non ci accendi niente. Cioè, almeno credo. Che poi se sono bagnate, la legna è bagnata, no. Cioè, se lo accendi sei una maga. Che culo che c'hai, Lara. Mamma mia. Trova già il fuoco preparato, ragazzi. In real life non si trova il fuoco preparato. Lo devi preparare tu. Va bene. Dai. Va bene. Che fai, mo? Metti a filmare il fuoco? Che fai, Lara? Ah, questo è Ed un tuo ecco la nostra ambiziosa archeologa, Lara video. Croft, nel suo habitat naturale. È in cerca del regno perduto di Yamatai, terra natale della leggendaria Emiko, regina del sole e mia illustre antenata. Wow. Sam, piantala. Tesoro, lo so. Cerco solo di sdrammatizzare. Siete tutti così nervosi. Cos'è che ti preoccupa? Sono vicina a una scoperta, lo sento. Ma non so se mi daranno retta. O se dovrebbero farlo. Lara, tu ne sai più di chiunque altro. Sul serio. E non lo dico solo per confortarti. Io credo in te. E anche Roth. Sei in gamba. Ora facciamo una pausa. Ok. E Sam, grazie. Non è sempre così musona. Addosso, fermalo! No, così, perché Mi non ha accusi di tirato? non prendere sul serio questa Ma che poco, spedizione, Lara. dai, ma che poco. Oltre ai fondi della famiglia di Sam, ci sono anche i miei. La spedizione interessa a tutti. I fondi non dureranno in eterno, Ecco perché Whitman. dovremmo puntare a est e non a ovest. Nessuno crede che Yamatai sia così tanto a est. I libri dicono tutt'altro. Libri scritti da gente che non l'ha mai trovata. Ne ho già parlato con Roth. Non ha alcun senso seguire piste già battute, Whitman. Io mi rifiuto di mettere la mia reputazione in gioco. Qui sono io, il capo archeologo. Tu ti muovi solo se hai una troupe televisiva al seguito. 30 anni d'esperienza e 2 dottorati, di cui uno in storia asiatica. Tu pensa alla barca, Grimm. Nave, dottor Whitman. Si chiama nave. Non serve un dottorato per Senti, sapere. proseguendo a est entreremo direttamente nel Triangolo del Drago. È quella la nostra meta. Lara, tesoro.
Io ti seguirei ovunque, ma in quel posto tira una brutta aria. Brutte tempeste, il triangolo delle Bermuda sembra Disney World. Wow. Ci sta. La leggenda vuole che la regina Imiko potesse scatenare tempeste. Mm-hmm. Spesso i miti reinterpretano verità storiche. Yamatai potrebbe trovarsi proprio nel triangolo. Ecco, questo è il triangolo del drago visto dal satellite. Non molto invitante. Almeno c'è acqua per navigare. Non ditemi che siete Basta. Tutti. Reyes ha ragione. I nostri fondi sono agli sgoccioli. Siamo di fronte a un bivio. Lara ci sta offrendo nuove idee e un piano. Il capitano qui sono io e questa è la mia decisione. Faremo rotta per il triangolo del drago. Non posso crederci. Ma che musone che sei! Fatti un po' di cazzi tua, no? Ok. Quanti ricordi. Povera Lara. Vabbè. Dai, Lara. Non posso starmene qui. Ok, dobbiamo cercare del cibo. Search for food. Cerca per il cibo, del cibo, ok. Ah, un cervo. Aspetta. Oh mamma mia. Dove sono finita? Sì. Posso usare quell'arco? Sì. Come lo prendiamo però? Allora, dici sono le frecce. Abbiamo preso le frecce, no? Adesso dobbiamo prendere le frecce. Dovrei fargli prendere l'arco, giusto? Però come si fa a salire da lì? Aspettate, raga. Allora. Non posso cacciare a mani nude. Devo trovare un'arma. Ma non hai visto l'arco prima, scusa? Che si fa, che si fa? Ok. Sono andata un po' in giro perché... Tornare indietro. Ok. Posso farcela. Sì. Dai, ce la devi fare. Ah, ma ci dobbiamo... Ha preso l'arco? Bene. Vediamo se funziona ancora. Ricorda gli insegnamenti di Roth. Tecnica e stile non contano nulla senza concentrazione. Concentrazione. Ho capito. È questo il segreto per usare qualsiasi arma. Okay. Ho fame. Devo mangiare qualcosa. Sì, ma mangiamo, aspetta. Whee, mamma mia, quanto è atletica. Sopra altre frecce ci sono le... Aspettate. Preso. Oh, te muove però, Che abbiamo colpito il cervo. No, non doveva scappare, non mo devi far scappare. Vabbè, io con l'arco. Preso. Ok, l'abbiamo preso. Dovrebbe mangiarsi, cacciare, mangiare il cervo, vabbè. Perdonami. Non credo che ci sarà una scena un po' cruenta, spero. Ce l'hai un coltello? Ah, non si la freccia. Raga, secondo me sarà una scena un po' bruttina. Non credo che la toglierò. Comunque un PG 18. C'era da aspettarselo. Oddio. Vabbè.
Sangue schizza. Dai, non fa niente, un animale, se deve mangiare, dobbiamo sopravvivere. Su, stai tranquilla. Ok, torniamo al campo. Torniamo al campo, bene. Cioè, il cibo dove l'ha messo? Vabbè. Sai, Lara, spesso nemmeno la tecnologia può dirti dove ti trovi. Impara a leggere la terra e la volta celeste per ritrovare sempre la un via. Coniglio. Posso prenderlo? Ragazzi, ci serve pure da mangiare. Dobbiamo mangiare. Allora, da qui mica siamo venuti da qui. No. E mo' per tornare al campo, te voglio. Non ne tocco più animali. Ok, siamo ritornati al campo. Bene ragazzi, credo che per questo episodio possa essere tutto. E basta. Lara ha mangiato, Lara ha cacciato, Lara ha fatto praticamente tutto. E al prossimo episodio. Ciao!